Marta Menegatti, al momento della verità, la partita più bella del torneo, anzi la vostra partita. Sì, sì, è stata proprio la nostra partita, siamo riuscite a, diciamo, comandare tutta la partita, e abbiamo fatto fare quello che volevamo noi, abbiamo tenuto un alto livello di cambio palla, quindi è andato tutto bene. Che cosa è cambiato dalle partite della prima fase, dove magari mancava un po' di amalgama, un po' qualche incertezza, qualche errore di troppo, alla perfezione di oggi? Diciamo che abbiamo fatto un po' un'escalation, nel senso siamo partite un po' così così, io specialmente per il caldo e un po' la tensione, e poi dai, fortunatamente è andata sempre meglio, questa era la partita insomma che contava di più, quindi abbiamo dovuto dare qualcosa in più rispetto alle altre partite. Adesso è una bazzecola affrontare gli americani. Beh no, dai, è sempre comunque una partita di alto livello, quindi sarà dura, sarà una guerra, e... però insomma vedremo domani, dai. Greta Cicolari, avete dato dimostrazione di essere un team ben affiatato, c'è chi fa una cosa, c'è chi ne fa l'altra, ma le fate tutte bene, oggi in questa gara si è visto. Sì, oggi devo fare complimenti a Marta perché abbiamo giocato veramente una gran partita, era un po' che non giocavamo così nonostante avessimo fatto già grandi risultati con due medaglie, e io penso che sia una... diciamo un buon viatico verso le Olimpiadi, in quanto ci ha dato secondo me moltissima sicurezza, e soprattutto già da domani secondo me si vedrà in campo, incontreremo una squadra molto forte che però abbiamo già battuto, e quindi questo ci dà ancora più sicurezza. Domani si passa sul centrale, già il pubblico di Roma vi sta vicino, domani sarà un'occasione per farlo ancora di più. Beh, io spero veramente che il centrale, non ti dico che sia pieno perché sono 10.000 persone, però che ci sia tanta gente, perché è sabato, la gente è a casa e quindi deve venire a tifarci. Lo scorso anno si è riempito per le finali, quindi le potenzialità di Roma ci sono per questa manifestazione, che cosa ti auguri? Ma assolutamente sì, cavolo, una squadra italiana che finalmente arriva a un punto così, io spero che il pubblico veramente venga numeroso, perché non sembra, ma quando giochi contro... è difficilissimo giocare contro un pubblico che esulta ogni punto che fai, no? Che fanno gli avversari. Noi la proviamo tante volte negli altri stadi, quindi mi auguro veramente che venga tanta tanta gente. Verso Londra hai detto questo è un buon viatico, a Londra che cosa ti aspetti? Cosa vi aspettate? Daremo il massimo, io penso di aver già detto più volte e dimostrato che abbiamo dimostrato di poter essere sul podio. Le squadre sono sempre queste, non è che arrivano squadre dall'altro pianeta, quindi se giochiamo bene secondo me si può puntare in alto.